Quindi io passerei direttamente la parola alla collega Lucia Sardo per la moderazione della seconda sessione. Poi abbiamo uno spazio, se ci riusciamo, abbiamo uno spazio di domande di un quarto d'ora, insomma, alla fine. Eccoci Quindi, qua, spero mi Lucia. si veda e mi si senta bene. Perfettamente. Bene, grazie, grazie. Iniziamo così al volo subito questa seconda sessione della prima parte di riflessioni introduttive e problemi tecnici. Visto che siamo oggettivamente molto stretti con i tempi, non ruberò spazio ai relatori e chiederei ad Andrea De Pasquale, che avete già visto, sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, ma già direttore di biblioteche statali, nazionali e della Nazionale Centrale di Roma, e raffinato studioso di questioni legate al libro antico, agli archivi e ai cataloghi anche, di parlarci di oggetti Cimeli e Thalia negli archivi personali, la problematica gestionale e descrittiva dei materiali non documentari. Grazie ad Andrea De Pasquale, a cui cedo la parola immediatamente. Grazie Lucia, cerco subito di condividere lo schermo per addentrarmi immediatamente nella discussione. Spero che lo vediate, a posto. Allora, la presenza di oggetti e materiali non documentari nella tradizionale accezione, risulta non troppo infrequente in archivi di varia tipologia. Ma sicuramente la casistica più interessata è quella degli archivi aziendali, dove spesso annessi alle carte si ritrovano modelli, campioni, esempi dei prodotti. Ci si riferisce ad esempio agli archivi del tessile, della moda, dove è ben documentata la presenza di campionari di stoffe, di modelli, di forme, che in certi casi costituiscono un archivio nell'archivio, o meglio un archivio del prodotto. La presenza poi di oggetti si riscontra anche in archivi di grandi studi aziendali, o all'interno dei materiali documentari del ramo della produzione. Anzi, parte di tale materiale è entrata a far parte pure dei musei aziendali. Cito il caso dell'archivio Bertone, ora all'Archivio Centrale dello Stato, che conserva pure modellini di macchine disegnate dalla celebre azienda, ma molti altri esempi possono essere fatti se sfogliamo. In Siusa possiamo ritrovare archivi che contengono modellini di velivoli come l'archivio delle industrie Piaggio con prototipi anche mai entrati in produzione oppure l'archivio dell'Olivetti con macchine per ufficio, oggetti promozionali e quant'altro. Moltissimi sono gli esempi che possono essere fatti anche di archivi che contengono strumenti per la fabbricazione della produzione. Oggetti li ritroviamo più raramente in archivi pubblici, quando soprattutto l'oggetto diventa parte integrante della pratica amministrativa. Mi riferisco agli archivi giudiziari, dove nei fascicoli processuali si possono trovare oggetti sequestrati o corpi di reato. Caso a parte è il fondo della mostra della rivoluzione fascista, allestita nel 1932 nel Palazzo delle Esposizioni, che si trova all'Archivio Centrale dello Stato e che comprende, oltre a un complesso di documenti, libri e fotografie, una quantità ingente di materiale eterogeneo costituito da cimeli coevi agli episodi, diciamo, del tema, quali ad esempio la stampella di Enrico Totti, camice nera, elmetti, armi e oggetti diversi indossati dagli squadristi fascisti in azioni di combattimento. Ma la presenza di oggetti all'interno di fondi personali è invece meno usuale, ma ha dei presupposti più antichi che risalgono almeno al XIX secolo. E, in sostanza, assistiamo a tentativi di garantire la memoria di un personaggio celebre non solo attraverso la conservazione delle sue carte e anche dei suoi libri, ma anche attraverso cimeli, oggetti e materiali rappresentativi per ricostruire la sua biografia, la sua produzione, la sua personalità. Tali operazioni, come già ricordava anche il collega Vitali, sono state generalmente effettuate nelle biblioteche, dove non è raro trovare confluiti archivi di personalità che avevano scelto loro e i loro eredi di cedere ad istituti ritenuti affini ai propri interessi culturali. Anzi, nelle biblioteche spesso non solo si tratta di archivi veri e propri
arricchiti da altro materiale e come tale ceduto, ma anche in certi casi l'archivio viene successivamente completato e potenziato con altre acquisizioni di materiali diversi operate dai bibliotecari, oppure a priori ricostruendo, recuperando materiale prodotto dal soggetto e quindi vero e proprio materiale d'archivio, ma anche materiali legati alla sua figura, degenerando quindi in raccolta che oltrepassa la formazione spontanea dell'archivio. Si tratta quindi di fondi documentari complessi che rientrano a pieno titolo nella della denominazione delle collezioni speciali, terminologia propria dell'ambito bibliotecario. Un caso di archivio personale che contiene materiali di diverse nature è quello di Giambattista Bodoni, acquisito dagli eredi della vedova Margherita dopo la morte di quest'ultima nel 1842 dalla Biblioteca Palatina di Parma. Si tratta in realtà di una sorta di archivio privato e aziendale insieme, perché oltre a contenere le carte personali del tipografo e il suo epistolario, comprende lettere ricevute e minute, materiali iconografici, vi è un ritratto e un busto, e parte delle carte dell'officina, compresi i materiali preparatori per la composizione, ma soprattutto insieme viene acquisito e conservato l'intero arsenale di punzioni e matrici e degli strumenti per la fabbricazione dei caratteri, che vennero conservati in maniera indissolubile insieme alle carte, andando a costituire un fondo preciso che venne fin da subito allocato in una stanza separata, musealizzata. Altro caso significativo è quello della raccolta manzoniana, un archivio ricostruito, frutto del lungo lavoro di Pietro Brambilla, che aveva sposato Vittoria Manzoni, nipote di Alessandro, e che passò tutta la vita a ricomporre le carte disperse dello scrittore, recuperando anche parte dei libri utilizzati per le opere, i materiali preparatori per la stampa dei romanzi, l'iconografia e tanti altri cimeli, addirittura i capelli incorniciati, i ritratti, busti, mobilio, tra cui la sedia reclinabile e la scrivania di Alessandro Manzoni. Anzi, la collezione e l'archivio allargato, diremmo, è stato poi successivamente arricchito pure dal direttore della Bright Dance, Isaia Ghiron, con vari doni e soprattutto ancora con numerosi acquisti, successivamente proseguiti e giunti fino ai nostri giorni. Quindi una sorta di archivio in progress costituito da materiali di differenti tipologie, anche di provenienze diverse, che travalicano il concetto di soggetto produttore e che diventa a sua volta il soggetto, l'individuo intorno al quale ruota l'intero complesso documentario. Un altro caso significativo, antico, è rappresentato dal fondo di Francesco Carrara, celebre criminalista lucchese e tra i più importanti giuristi di diritto penale, acquisito alla Biblioteca Statale di Lucca. Esso, oltre a carte, lettere e manoscritti, contiene anche il ritratto del personaggio e altri suoi cimeli. Si tratta anche questo di un archivio ricostruito grazie all'impegno del direttore della biblioteca e dal figlio del Carrara, Luigi, e nuovamente nel 1899 musealizzato. Sempre rimanendo in ambito bibliotecario, un altro caso veramente emblematico è rappresentato dal fondo di Elena d'Orléans, moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, ceduto nel 1947 alla Biblioteca Nazionale di Napoli, comprendente insieme a libri, l'archivio fotografico e una ricca collezione di 400 oggetti con cimeli e trofei di caccia, pelli e animali impagliati. Vediamo qui nelle immagini, vinti dalla stessa duchessa, oggetti e doni, tra cui armi e manufatti di bronzo provenienti dalle varie tribù africane e addirittura un'iscrizione in fenicio ritrovata nel Sahara algerino. In archivi di persona conservati in archivio di Stato possono esserci oggetti. Per citare due casi del centrale, segnalo quello dell'economista Corrado Gini, che comprende medaglie e la sua macchina da scrivere, oppure quello del politologo Fenualtea, che conserva varie targhe, creste, ma anche una marsina d'ambasciatore. Sicuramente gli archivi che conservano il maggior numero di oggetti sono quelli di artisti ed architetti, che spesso contengono materiali della loro produzione o di corollario. Per fare alcuni casi ancora dell'archivio centrale,
Ricordo in riferimento a fondi di artisti, quelli del pittore Vinicio Berti con vari quadri, dello scultore Ferrari con modelli di gesso, ma sono però gli archivi, gli architetti che conservano il maggiore numero di materiali oggettuali. Rimanendo sempre all'archivio centrale, ritroviamo plastici, tra cui il caso dei modelli di bronzo di Armando Brasini, quadri realizzati con varie tecniche, pannelli di allestimento mostre, modelli di design, progetti oggetti come nel caso di Francesco Palpacelli, la poltrona, l'accendino, il carretto, tavoli da disegno degli anni 30. Particolarmente interessante sotto questo profilo è anche l'archivio di Luigi Moretti, che comprende diversi modelli di studio su Michelangelo e anche una scultura. Un'altra categoria di archivi ricca di cimeli non documentari è sicuramente quella degli scrittori del Novecento, nei quali sono andate a confluire tipologie diverse di oggetti, da oggetti personali, onorificenze, mobili, arredi e quadri di casa, iconografia, quali quadri e busti. L'operazione più significativa in tal senso è stata quella della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che in questi anni ha reperito, acquisito e ricomposto numerosi archivi o lacerti di archivio di scrittori, allestendo con parte di tale materiale un percorso museale intitolato Spazi Novecento. L'idea è stata quella di intendere come parte del fondo, di un fondo, non solo carte e libri, ma anche altri reperti che contribuiscono a ricostruire la personalità del soggetto produttore, arricchiscono la sua biografia, individuando ulteriori reti di rapporto, riambientando le carte nei loro luoghi di produzione. Un precedente vi era stata con la costituzione della raccolta d'Annunziana, in particolare con l'acquisizione della raccolta depositi di Smara, dove sono contenuti una tabacchiera, i gemelli di D'Annunzio o anche il ventaglio. I casi della Biblioteca Nazionale sono molteplici, a cominciare dal fondo di Elsa Morante, dove sono andati a confluire materiali acquisiti dagli eredi relativi agli arredi dello studio di Via dell'Oca, dal divano alla scrivania, liberi mobili per la discoteca, dai quadri di Bill Morrow ai ritratti di Carlo Levi e Leonor Fini, la macchina da scrivere, soprammobili e oggetti vari, oppure il fondo di Grazia Deledda, composta sia da materiali lasciati presso gli eredi della sorella Nicolina, sia acquisiti dagli eredi madesani, comprendenti mobili della sala, disegnati da Grazia Deledda stessa, quindi strettamente connessi anche con un aspetto della sua attività, quadri, ritratti della scrittrice, familiari, oggetti vari, tra cui bambole o la chitarra e quant'altro. Oppure il fondo di Salvatore Quasimodo, dove sono andati a confluire materiali acquisiti dal figlio, il ritratto di Cantatore, il busto di Messina e oggetti personali. Anche nel fondo Ungaretti, oltre ovviamente alle carte e ai libri, sono andati a finire, è detto a confluire anche il busto ritrovato a casa dello scrittore. Un caso, diciamo, emblematico è stato anche quello di Umberto Saba, dove il fondo è stato ricostruito grazie al recupero dell'eredità di Saba conservata a Roma, che ha permesso l'individuazione di mobili e arredi della casa di Trieste, oggetti personali, tra cui le famose pipe di scacchi, e diversi reperti della sua iconografia. E a questo fondo si aggiunge anche quello di Carlo Levi e Linuccia Saba, che è composto da arredi di casa, tra cui la libreria in cui Linuccia conservava l'epistolario del padre, quadri e quant'altro. Anche nel fondo di Stanislao Nievo, un fondo archivistico, sono andati ad essere inclusi reperti africani dei suoi viaggi. Come pure nel fondo Mario Dell'Arco, acquisito dal figlio, ci sono arredi, soprammobili, oggetti personali, il suo tecnigrafo era un architetto. E infine nel fondo di Mirella Bentivoglio, poetessa visiva, sono oltre all'archivio e alla biblioteca, vi sono pure delle opere d'arte.
A questi fondi di proprietà della biblioteca si è giunto recentemente in deposito anche quello straordinario di Italo Calvino. In questo caso il complesso dei libri e delle carte è stato riposizionato idealmente in spazi ricostruiti fedelmente in cui era conservate. Sono stati quindi aggregati al fondo arredi, mobili, oggetti, simboli, dalla sfera che lui conservava, teneva sulla scrivania, alla statuina di Palomar, dalle macchine da scrivere e soprammobili, gli oggetti incastonati nella libreria, che ha avuto un vincolo anche contestuale, nel senso mantenimento del posizionamento pure delle suppellettere all'interno della libreria, a quadri, a reperti iconografici. E qui vediamo appunto com'era la situazione al momento degli anni in cui viveva ancora Calvino e scriveva alla sua scrivania ricostruita negli spazi della Biblioteca Nazionale. Analoghe situazioni le troviamo al Circolo Viesseux, dove si trovano le stanze di Gadda, di Orvieto, di Oietti, del musicista Luigi Della Piccola, ed è stata lì allestita anche una mostra permanente di oggetti tratti dai fondi. Analogo caso è anche quello di Lalla Romano alla Biblioteca Braidense, dove all'epoca della mia direzione avevamo concentrato in un unico spazio dotato di ballatoio la biblioteca della scrittrice, il suo archivio, le fotografie, la quadreria e una ricostruzione del suo salotto con arredi in gran parte disegnati dalla scrittrice stessa. L'archivio quindi di persona ha cambiato negli anni aspetto, ha oltrepassato i canoni tradizionali di complesso di carte, sommandosi alla biblioteca, i cui libri spesso recano tracce d'uso che li rendono, come noto, veri e propri materiali d'archivio. Anzi, la biblioteca è una sezione dell'archivio, come Bonsanti e Crocetti ci avevano già a suo tempo fatto notare, cambiando spezie, diventando un tertium, una serie documentaria a stampa dell'archivio stesso. A tale materiali tradizionali, a cui si sommano anche altri fotografici e audio e video, si aggiungono anche gli oggetti spesso citati nelle opere o emblematici di aspetti, fatti, momenti della vita di un autore. Un archivio quindi composito e polimorfo, definito talvolta allargato e liquido, in cui i tradizionali concetti settoriali scompaiono e in cui le cose, di qualsiasi natura siano, sono documenti tout court. Tutto ciò ci impone un metodo di gestione e di descrizione integrato che, al di là delle necessità conservative e di stoccaggio dei singoli materiali, deve tenere tutto insieme, evitando frammentazioni, sforzandosi ad integrare le descrizioni che ancora necessariamente seguono regole settoriali attraverso sistemi e metodologie che condividono e collegano dati, informazioni e soggetti. In questi anni numerosi software archivistici hanno puntato ad arricchire i tradizionali tracciati di descrizione archivistica con schede tratte da altri standard, quali quelli redatti dall'ICCD, tra l'altro di esclusivo uso italiano, ad esempio per opere d'arte, stampe, disegni, opere di arte contemporanea, patrimonio scientifico e tecnologico, oltre alla fotografia. Stracciati da compilare in presenza all'interno del fondo trattato di materiali diversi, ma sicuramente spesso con difficoltà dovute alla poca conoscenza dei materiali non archivistici o bibliografici. Attraverso le stesse schede si possono trattare così nuclei di oggetti come serie documentari di una struttura archivistica d'albero. Altri standard potrebbero venire in aiuto. Da sempre in ambito bibliotecario è possibile applicare le regole ISBD che sono state fin dagli anni 80 adattate per materiale non bibliografico, non book material, e che dispongono da pochi anni di una versione consolidata con cui è possibile schedare ogni tipo di materiale. Anche le RECAT fanno riferimento alla possibilità di trattare materiali manoscritti oltre a oggetti non librari, esattamente come le regole anglo-americane valide per una costellazione di materiali documentari. Il fondo di persona dovrà quindi essere considerato come un aggregato di dati di varie tipologie documentarie che devono essere messe in relazione tra di loro, avendo come centro del grappolo il soggetto produttore, visto non solo come colui che riceve e produce carte, ma come colui che le usa, fruisce, interagisce anche con altre tipologie documentarie.
La sfida che ci aspetta è quella della costruzione di reticoli informativi tramite la condivisione di metadati con le tecnologie AIIF o LOD, che ripristinino il vincolo tra gli oggetti, anche spesso conservati in sedi differenti, come accade in molti casi per gli archivi di persone, e ricostruiscano il contesto in una nuova galassia archivistica che oserei chiamare olistica, in quanto prodotto di una complessa e reciproca interazione tra le parti. Come diciamo esempio di un trattamento all'interno di un fondo archivistico e documentario di oggetti, vi segnalo anche il caso del fondo di Giambattista Bodoni, che già abbiamo detto, in cui si è proceduta alla schedatura, alla digitalizzazione di tutti gli oggetti del fondo, ma anche e soprattutto alla schedatura con sistemi CCD, ma nello stesso tempo la schedatura è stata collegata al patrimonio bibliografico in riferimento all'oggetto stesso, sempre facente parte del fondo, e al materiale archivistico, in particolare agli strumenti inventariali che erano stati conservati e redatti al momento dell'acquisizione. E infine sono stati anche collegati gli stessi oggetti alla CERTI degli appunti di Giambattista Bodoni, che facevano riferimento agli oggetti stessi, in particolare in questo caso a Punzoni e a Matrici. Segnalo infine il caso del portale Spazi 900 della Biblioteca Nazionale, in cui si è cercato di aggregare attraverso un unico strumento informazioni bibliografiche, archivistiche e documentarie pertinenti agli stessi scrittori, in una operazione di ricomposizione della memoria bibliografica e documentaria degli scrittori stessi, anche spesso sparsa in più sedi di conservazione, in cui si è arricchita l'informazione anche attraverso il riferimento agli oggetti che sono esposti negli spazi 900. Vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo il sovrintendente dottor De Pasquale per l'interessantissima panoramica che ci ha veramente offerto uno squarcio sulla variegatissima tipologia non documentale presente nei fondi, e anche per le proposte di cui purtroppo non abbiamo il tempo di fare approfondimenti in questa sede, ma sicuramente ci auguriamo di avere modo. A causa dei tempi, come dire, strettissimi, e ringrazio il dottor De Pasquale per essere stato veramente bravissimo in questo, passerei subito la parola ad Alessandro D'Arbigno Monforte, avvocato specializzato in diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, anche cultore della materia presso l'Università di Milano. È fra i massimi esperti di pianificazione e tutela dell'eredità digitale. Proprio oggi ci parlerà di questo tema, ovvero di trasmissione dell'eredità digitale. Lascio velocissimamente la parola, ricordando ai relatori appunto di rispettare i tempi il più possibile. Grazie. Grazie mille. Permettetemi anzitutto di ringraziare il professor Allegrezza, che ho il piacere di rivedere quantomeno video dopo lungo tempo. Allora, ho sentito parlare prima di politiche di conservazione, di un po' di terrore legato alla digitalizzazione degli archivi, ed effettivamente io sono d'accordo con voi. Adesso, senza, purtroppo il tempo a disposizione è veramente poco per affrontare un argomento molto complesso, in parte cercherò di darvi insomma qualche informazione in più sul tema, e poi certamente il professor Ziccardi, che so seguirà domani con il suo intervento, potrà approfondire meglio di me certamente il tema. Metto subito in condivisione le slide e spero di riuscire a stare nei tempi. Allora, per lungo tempo la successione mortis causa, il patrimonio ereditario, era composto dei beni che vediamo qui rappresentati. Documenti che si caratterizzavano, scusate, elementi che si caratterizzavano per la materialità. Avevamo documenti cartacei, avevamo archivi cartacei, avevamo archivi su nastro magnetico. Nel patrimonio digitale confluivano beni di diversa natura, estremamente eterogenei, dalle opere d'arte
ai beni materiali piuttosto che i ricordi, le scatole di ricordi. Poi, senza che neanche ce ne rendessimo conto, in un attimo è iniziata la rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale che sostanzialmente viene definita la quarta rivoluzione industriale, e in un attimo il patrimonio ereditario, compresi gli archivi, è andato a comporsi dei beni che vedete qui rappresentati. Sono tutti beni costituiti da bit, da zeri e da uno. Quindi l'elemento della materialità si è andato perduto, con delle conseguenze che dal punto di vista giuridico hanno creato non pochi problemi appunto sia alla dottrina che alla giurisprudenza. E se osservate questa slide, vedete buona parte dei beni di cui ciascuno di voi è titolare. Abbiamo documenti di testo, abbiamo fotografie personali, non personali, che ritraggono soggetti, luoghi e via dicendo. Abbiamo una serie infinita di account email, account social, messaggi. Sono tutti ovviamente degli archivi, delle nuove forme di archiviazione. Abbiamo software, abbiamo criptovalute, abbiamo collezionabili digitali. Sì, perché anche il tema del collezionismo e quindi di tutti quegli elementi che andavano a comporre le collezioni di cui ha parlato anche il dottor De Pasquale, oggi sono digitali. Abbiamo appunto i diamanti digitali, abbiamo i CryptoKitties, le collezioni di gattini digitali che si moltiplicano, possono essere venduti, e abbiamo gli NFT, le cosiddette copie delle opere d'arte digitali. Sapete che adesso a Milano è in corso la mostra Crypto Art 2021, anzi 2021 è il nome della mostra, nel quale sono esposte solo opere digitali. Quindi il tema è effettivamente preoccupante, come è stato osservato, perché la materialità si è perduta e tutti questi beni sono contenuti in dispositivi tanto deboli come quello che ho in mano in questo momento. Quindi un telefonino, un hard disk, un qualcosa che ci rendiamo conto di quanto sia fragile solo nel momento in cui si rompe o non siamo più in grado di accedervi. Allora, facciamo un po' di ordine, cominciamo a capire da che cos'è composto questo patrimonio oggetto di successione, di cui ciascuno di noi è intestatario. Il patrimonio ereditario digitale è composto dai beni digitali, che adesso vedremo, dagli account, anche se in realtà è improprio parlare di bene digitale per l'account, ciò che entra in successione è il contratto per la fruizione dell'account, come per una cassetta di sicurezza. La cassetta di sicurezza non è nostra, è il contenuto che è nostro, e i supporti di memorizzazione, cioè il contenuto dei nostri archivi. Negli archivi di oggi noi troviamo dei beni digitali che hanno un contenuto estremamente eterogeneo e sono costituiti tendenzialmente da documenti informatici. Documenti informatici sono, per definizione del CAD, la rappresentazione di dati giuridicamente rilevanti. E tra i documenti informatici più comuni ritroviamo, per esempio, le immagini che scattiamo, per esempio, ogni giorno attraverso WhatsApp, per esempio, i video, i file audio, i file di testo, la corrispondenza. E tutti questi beni sono beni sui quali noi possiamo vantare dei diritti di proprietà pieni ed esclusivi. Perché è importante questa sottolineare il fatto che siamo titolari di un diritto di proprietà? Perché solamente di questi beni noi possiamo disporre. All'interno della categoria dei beni digitali troviamo, ripeto, una categoria, delle sottocategorie che non possono tra l'altro neanche essere distinte nettamente. La distinzione che vi sto facendo è solamente destinata ad avere a dare un po' di chiarezza in un ambito estremamente complesso. I beni digitali possono avere un contenuto affettivo o patrimoniale. Tra i beni a contenuto affettivo ritroviamo le fotografie di cui abbiamo parlato prima, i nostri scritti, le lettere,
abbiamo gli archivi appunto della nostra vita, abbiamo gli archivi delle nostre analisi mediche, per esempio. Questi affari qua contengono la nostra storia e sono il nostro archivio personale. Lasciamo perdere per un attimo che interessi a qualcuno il bene di cui stiamo, del bene, la fotografia piuttosto che il video. Ciò che conta è che il nostro telefonino, i nostri account contengono beni che hanno una rilevanza estremamente evidente per la nostra stessa storia. Perché provate a immaginare, se noi non dovessimo riuscire a trasferire ai nostri figli le nostre foto, i nostri archivi, il più svariato contenuto, non resterà più nulla di noi. Della nostra storia scomparirà tutto. I nostri nipoti non sapranno che facce avevamo, magari non interessa nulla, ma ovviamente dal punto di vista sociale, storico, è drammatico. E questo vale anche per altri beni. Le analisi mediche, le analisi genetiche possono salvare la vita magari dei nostri nipoti. Quindi è essenziale che anche i beni di natura affettiva vengano trasferiti ai nostri eredi. Ancor più evidente è il tema che riguarda i beni digitali di natura patrimoniale. Se noi non riusciamo a trasferire i nostri archivi, qualcuno prima, credo il dottor De Pasquale, parlava prima dei progetti degli architetti, ma le opere di uno scrittore, i software di uno sviluppatore, le opere d'arte digitale, adesso io non voglio fare paragoni, ma il nuovo Caravaggio dell'era digitale già esiste, magari non è ancora stato individuato, ma di questo stiamo parlando. Quindi è essenziale che tutti i beni digitali con un valore patrimoniale, sono tutti quei beni che possono essere utilizzati economicamente o hanno un valore economico, siano trasferiti ai nostri eredi. Ed è essenziale che vengano trasferiti nel modo corretto, perché molti di questi beni non solo hanno un valore patrimoniale, ma sono anche delle opere dell'ingegno, di carattere creativo, e quindi dal punto di vista storico è fondamentale che riescano ad essere trasferiti. Provate a immaginare se non venisse trasferito il patrimonio ereditario di questi soggetti più o meno famosi, da Alessandro Baricco a Renzo Piano, a Chiara Ferragni, a Beeple, piuttosto che a Oliviero Toscani o al giornalista Capranica. Sono tutti soggetti che producono dei contenuti che sarebbe un vero peccato perdere, ed è loro stesso interesse riuscire a trasferire quel patrimonio ai propri eredi. Ma eredi, attenzione, non parlo necessariamente dei figli o di altri soggetti, ma può anche essere un'università, una fondazione e via discorrendo. Quindi il tema non riguarda il soggetto a cui trasferire i beni, quantomeno non direttamente, ma le modalità con cui si possono trasferire. Adesso a breve capirete anche il perché. Anzi, già lo capite, perché i nuovi archivi hanno le password. Al di là del fatto che ci sia qualcosa da proteggere, i nuovi sistemi, qualsiasi sistema, invita l'utente, che sia un telefonino o un tablet, il sistema stesso invita l'utente a apporre delle credenziali di accesso. La credenziale di accesso viene apposta sia a un supporto fisico, come può essere un telefonino, sia ad un account, perché noi produciamo talmente tanti beni digitali che i famosi hard disk non bastano più. Oggi noi custodiamo tutto all'interno di account, all'interno dei cosiddetti cloud, questi archivi virtuali che non sono nostri, sono di un soggetto terzo che è magari in un altro stato e il contratto è soggetto ad una disciplina diversa rispetto alla nostra, ok? Il problema delle credenziali è il problema che deve essere affrontato, tra l'altro con urgenza, dal legislatore stesso. Perché se è vero come è vero che le credenziali sono segrete, devono essere complesse, dovrebbero essere aggiornate, dovrebbero essere diverse rispetto alle precedenti, quindi sempre nuove.
E queste credenziali, la famosa username e password, spesso si accompagnano ad altri elementi per accedere, come la OTP, la one time password, quella che voi utilizzate per accedere alla banca, che è un sistema di autenticazione più forte, in modo tale che il sistema sia sicuro che il soggetto che sta interagendo sia effettivamente il titolare, titolato ad accedere al dispositivo stesso, capite quanto possa essere drammatica. Se noi non trasferiamo la credenziale di accesso, questi archivi spariscono e spariranno per sempre. Se in più sono adottate delle tecniche crittografiche, neanche gli informatici forensi possono essere in grado di recuperare quegli archivi. Ho sentito prima qualcuno che diceva che purtroppo non si è riuscito a recuperare il contenuto di un hard disk di un noto autore. In realtà oggi le tecniche di informatica forense, che sono le stesse che vengono utilizzate dalla polizia giudiziaria, consentono di recuperare buona parte dei dati. Però è chiaro che devono essere stati mantenuti correttamente e non devono essere stati protetti in modo forte, cioè con la crittografia. Allora, che cos'è l'eredità digitale? Possiamo dire che è il complesso dei lasciti digitali, quindi è il patrimonio digitale di un soggetto, in questo caso una persona fisica, al cui contenuto che è custodito o su supporti fisici, quindi hard disk, o su supporti virtuali, è possibile accedere solo attraverso delle credenziali. Allora, per darvi un'idea di che cosa accade se una persona muore senza lasciare disposizioni testamentarie, vi porterò degli esempi, facendovi però una premessa. La premessa è questa: le regole sulla successione restano le stesse. Non è che siccome abbiamo a che fare con beni digitali, allora dobbiamo applicare delle regole particolari. No, le regole sulla successione restano le stesse, ma ci sono ovviamente delle problematiche particolari. La prima sono le credenziali, e l'abbiamo detto. La seconda è il riuscire a ricostruire i vari archivi e conseguentemente individuare i beni digitali. Poi c'è un problema di interessi. Chi ci dice che il titolare dei diritti sul bene, quindi il defunto, volesse veramente che i suoi eredi entrassero in possesso di quell'archivio? Chi lo dice? Non si può supporre al contrario: siccome non sono state lasciate a disposizione, allora vuol dire che. Dall'altra parte c'è un interesse degli eredi a subentrare nei diritti sui beni digitali del defunto. Quindi a chi bisogna dare ragione? Poi ci sono delle problematiche legate da un lato al diritto delle successioni e dall'altro alla tutela del dato personale. Per non parlare dei problemi legati alla valorizzazione del patrimonio digitale e a tutte le conseguenze di natura successoria sui diritti, per esempio, dei legittimari, sulle reintegrazioni di quote di legittima. Ma soprattutto abbiamo due grandissimi problemi. Il primo è che non vi sono strumenti attualmente utilizzabili per trasferire le credenziali in modo segreto sino a quando l'eredità non viene accettata. E dall'altra parte che abbiamo purtroppo un vincolo giuridico, che è il divieto dei patti successori, che non ci consente di utilizzare lo strumento contrattuale per regolare la successione. Allora, se oggi una persona muore senza lasciare eredi, senza lasciare, scusate, disposizioni testamentarie, si applicano, lo abbiamo detto, le regole sulla successione, quindi subentreranno gli eredi ex lege, sempre che si decida per propendere per la trasmissione mortis causa dei diritti e non per la cancellazione. Benissimo, subentrano gli eredi, sì, subentrano nei diritti, ma c'è un problema di accesso. Cioè, io come faccio ad avere il possesso dei beni ereditari se non riesco ad accedere ai supporti come il telefonino, come l'archivio sul computer o l'archivio sul cloud? Resto erede sulla carta, ma non entro in possesso del bene ereditario. Quindi divento erede con tutte le conseguenze che comporta, confusione, debiti, ma non entro nel possesso dei beni ereditari. Allora, la prima cosa che bisognerebbe cercare di fare è quello di tentare di accedere in modo autonomo alla,
al supporto in cui è contenuto l'archivio, ma è una possibilità che dà poche chance, anche perché sistemi come Apple, per esempio, dopo un tot di tentativi, bloccano il sistema, lo cifrano e a quel punto diventa del tutto inaccessibile. Quando ci bisogna recuperare degli archivi di un certo, di una certa rilevanza, bisogna necessariamente rivolgersi a un informatico forense. L'informatico forense fa una copia dell'archivio, di qualsiasi tipo esso sia, senza neanche accendere il dispositivo, e lavora sulla copia per andare a cercare di forzare il sistema e recuperare le credenziali per accedere. Caso diverso è quello degli account. Se noi dobbiamo recuperare un archivio che è all'interno di un account, quindi all'interno di una cassetta di sicurezza gestita da un soggetto terzo, oltre alla possibilità, come prima, di cercare di utilizzare le password del defunto, potremmo utilizzare uno strumento che praticamente solo noi abbiamo, ed è uno strumento legale, ed è l'articolo 2 ter deces. Per spiegarvi come funziona, vi riporto il primo caso italiano. Si trattava di un archivio personale, non aveva certamente un valore storico, ma il principio è esattamente lo stesso. È il caso di Carlo Costanza, un giovane ragazzo che muore improvvisamente in un incidente stradale, senza ovviamente lasciare disposizioni testamentari. Il giovane aveva un telefonino che utilizzava anche per lavoro. Era infatti uno chef e era solito scrivere le sue ricette, anche di carattere innovativo, proprio attraverso il suo dispositivo. E poi, come tutti, aveva un contenuto diversificato: messaggi, fotografie, email e via discorrendo. Che cosa accade? Il telefonino viene distrutto nell'incidente, quindi i genitori non riescono ovviamente ad accedervi, anche se tra l'altro non fosse andato distrutto, difficilmente sarebbero stati in grado di accedervi perché non avevano la password. Fortuna vuole che il contenuto del telefonino era backuppato, quindi era copiato anche in un account cloud gestito da Apple. E allora che cosa fanno i genitori? Chiedono a Apple di accedere, di poter recuperare quell'archivio. Ma Apple risponde di no, non nega la qualità di eredi dei genitori, ma impone il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti dal codice, dal GDPR, quindi dal regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. E quindi i genitori si vedono costretti a richiedere all'autorità giudiziaria, quindi al Tribunale di Milano, di poter condannare, anzi, sì, di condannare sostanzialmente Apple a prestare assistenza per recuperare quell'archivio. Ed è ciò che avviene. Quindi, sfruttando il famoso articolo 2 ter deces, che qui vi ho trascritto, è possibile da parte di tutti coloro che hanno un interesse proprio, come gli eredi, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, di recuperare il contenuto degli archivi. Però è chiaro che per recuperare il contenuto degli archivi bisogna sapere che questi archivi esistono. Ci sono poi dei problemi che qui ovviamente non abbiamo il tempo di affrontare, che riguardano la successione nei contratti di fornitura di questi servizi di archiviazione. Vi sintetizzo veramente in due parole il tema. I contratti prevedono Questi contratti prevedono l'intrasmissibilità o l'inaccessibilità degli eredi agli account o addirittura la cancellazione del loro contenuto. Sono tutti casi, quelli che, su cui si è espressa la giurisprudenza in realtà europea, che hanno visto dichiarare tutte queste clausole nulle proprio perché si va a compromettere il diritto degli eredi all'accesso a questi archivi. Allora, se non si lasciano disposizioni testamentarie, il patrimonio ereditario, quindi i nostri archivi, sono a rischio, ma a rischio serissimo. Come si fa quindi per pianificare la successione ereditaria del proprio patrimonio digitale? Beh, sappiate che lo strumento del testamento non è utilizzabile, quantomeno non è utilizzabile da solo. Voi scrivereste mai le credenziali di accesso delle vostre opere d'arte, il vostro archivio dove sono contenute le opere d'arte o le vostre criptovalute, su un foglio di carta?
difficilmente, quantomeno non è la soluzione più sicura, anche perché chiunque, anche dei soggetti che ritengono di essere chiamati all'eredità o eredi, potrebbero recuperare quel foglietto, quindi il testamento, appropriarsi delle criptovalute o del contenuto delle fotografie storiche o delle opere d'arte digitali, sottrarlo e ovviamente far venir meno quella che era la volontà del defunto. Quindi non si può utilizzare il testamento. Però c'è un problema, perché il nostro ordinamento prevede che la devoluzione ereditaria si possa avere solamente o per testamento o secondo i criteri stabiliti dalla legge. E qualsiasi atto diverso, come il caso del contratto ereditario, con cui si cerca di creare una pianificazione attraverso strumenti diversi dal testamento, sono nulle. La soluzione che la dottrina ha ricercato è stata da un lato è stata orientata da un lato verso l'esecutore testamentario, cioè quel soggetto che sapete è chiamato a portare ad esecuzione le volontà del defunto, ma è stata un po' scartata perché l'esecutore testamentario potrebbe non volere o non potere accettare l'incarico, e questo vuol dire perdita anche in questo caso del patrimonio ereditario. Sulla persona di fiducia non mi esprimo neanche. Allora la soluzione migliore è stata individuata, il mandato post mortem exsequendum, cioè se noi combiniamo il testamento con un contratto con il quale si conferisce ad un soggetto l'incarico di consegnare le credenziali di accesso al destinatario finale dell'archivio nel momento in cui avremo cessato di vivere, allora avremo la possibilità di poter gestire il trasferimento generazionale del nostro archivio. Ci sono ovviamente problemi di natura giuridica e non entro nel merito perché sarebbero andrei fuori tema. Sappiate solamente che se si tratta di archivi che non hanno un valore patrimoniale, potremmo utilizzare lo strumento contrattuale, quindi il mandato post mortem exsequendum, senza alcun problema. Se invece l'archivio dovesse avere un contenuto di natura patrimoniale, allora in quel caso dovremmo utilizzare il testamento insieme al mandato post mortem exsequendum. Vi segnalo da ultimo il libro che ho avuto l'opportunità di scrivere, introdotto dal professor Magnaci, è il primo libro scientifico sul tema che ha, come dire, aperto un po' la strada a chi si occupa di successioni, perché come avrete certamente intercettato, il tema è estremamente complesso. Vi ringrazio, chiedo scusa se sono andato oltre rispetto ai tempi. Non particolarmente, stiamo tutti tenendo purtroppo sotto controllo i tempi con grande attenzione. La ringrazio a nome, credo, di tutti i partecipanti per l'intervento, ovviamente di grandissima chiarezza e anche di grande interesse, che mi auguro faccia riflettere, o quantomeno dovrebbe far riflettere un po' tutti noi sull'argomento. E a questo punto passo immediatamente la parola a Mirko Modolo, funzionario dell'Archivio Centrale dello Stato, con una formazione da archeologo, oltre che da archivista, e con una grande attenzione nei suoi studi al rapporto tra riproduzione digitale, patrimonio culturale, il tema della fotografia libera di cui si è occupato, e oggi appunto ci parla di archivi fotografici personali tra diritto d'autore e codice dei beni culturali. Passo immediatamente la parola, così cerchiamo di stare sempre più nei tempi. Buonasera a tutti, grazie al professoressa Sardo e al professor Allegrezza, soprattutto per l'invito che mi ha gentilmente offerto a intervenire in questo interessantissimo convegno. Dunque, io ho preparato una presentazione che avvio subito. Presentazione. Ok. Allora, il tema, come potete vedere dal titolo di questa slide, è legato ai diritti di riproduzione legati agli archivi fotografici, con particolare riferimento agli archivi di persona. Come è noto, il digitale ha modificato profondamente le modalità di fruizione degli archivi fotografici a beneficio dell'esigenza di conservazione e anche della più ampia accessibilità della documentazione,
trasformando le abitudini e le stesse esigenze dell'utenza che ha imparato gradualmente a servirsi della riproduzione della documentazione reperita in rete per le finalità più varie e diverse. È chiaro allora che il crescente proliferare di fotografie nel web implica una sempre maggiore consapevolezza, poi in fondo, dei diritti di varia natura che insistono su di esse. C'è quindi grande bisogno di informazione e formazione su questi temi, esigenza poi, tra l'altro, che ANAI ha saputo ben interpretare organizzando, se vogliamo, il primo corso su queste problematiche dei diritti di riproduzione, il primo che abbraccia queste problematiche nel campo dei musei, degli archivi, delle biblioteche e in generale nel rapporto tra diritto d'autore, codici di beni culturali e diritto alla riservatezza. Si tratta di un tema, è chiaro, di politica culturale, potrei dire, di grande attualità, è vero, ma la conoscenza dei diritti che insistono sulle fotografie risponde anzitutto a un'esigenza eminentemente pratica che fa capo a tre soggetti principali. Il fotografo, naturalmente, il fotografo come autore, il quale in primis deve essere cosciente dei diritti propri di creatore dell'opera, e poi a cascata, ovviamente, altro livello di consapevolezza da parte degli istituti di tutela, quali soggetti conservatori, che acquisiscono archivi fotografici che potrebbero essere ancora sottoposti al diritto d'autore altrui. Dovranno quindi verificare preliminarmente se sono legittimati a riprodurre la documentazione e poi soprattutto a quali condizioni poter rendere disponibile eventualmente la copia. E qui interviene il terzo soggetto, il soggetto fruitore, che è l'utente. L'utente deve essere messo nelle condizioni sempre di capire se e come può riusare legittimamente le immagini che acquisisce in rete. Se però un archivio fotografico entra a far parte di una collezione pubblica, è chiaro che diventa ex lege un bene culturale pubblico e come tale sottoposto al codice dei beni culturali. Ecco allora che gli istituti pubblici sono quindi anch'essi titolari di diritti ex lege sulla riproduzione, diritti d'altra natura in quanto diritti di proprietà, in quanto proprietari pubblici di beni. Ecco allora che nel parlare di fotografie, nella loro duplice natura di opere creative e di beni culturali, il punto di vista del diritto d'autore non può essere scisso da quello del codice dei beni culturali che appunto disciplina le riproduzioni di beni culturali pubblici. La fotografia oggi costituisce, potremmo dire, un terreno di frizione tra interessi diversi, potenzialmente confliggenti tra loro. Uno, se vogliamo, è interno alla legge del diritto d'autore e oppone i titolari del diritto d'autore agli istituti di tutela che hanno interesse a rendere il più possibile fruibili le opere che conservano, anche se sono appunto protette. Come vedremo, la direttiva sul copyright, la direttiva europea sul copyright, ha cercato di riequilibrare un po' questo rapporto con una serie di eccezioni a favore degli enti di tutela. L'altro terreno di frizione è interno invece al codice dei beni culturali e oppone gli enti di tutela pubblici che esercitano un controllo proprietario sulla circolazione delle immagini di beni di loro proprietà o lo pone all'orizzonte invece dei fruitori, i quali tendono sempre di più a rivendicare un uso sempre più libero delle riproduzioni di beni pubblici non più protetti da diritto d'autore. Dico subito che per quanto riguarda il tema degli archivi fotografici di persona, dal punto di vista della loro tutela legale, in realtà essi non rappresentano una specificità tale da giustificarne una trattazione a parte. Potremmo dire che, a meno che non si tratti di un archivio di un fotografo, infatti, si possono tutt'al più osservare che le fotografie che si possono trovare in un archivio di persona hanno in genere un carattere meno omogeneo rispetto agli archivi, ad esempio, di enti pubblici o privati, i quali possono averli commissionati a scopo documentario per precisi scopi istituzionali, per cui in questo caso i vari diritti sono, d'autore sono facilmente individuabili in capo al committente stesso. Nel caso degli archivi di persona, dicevo, può non essere così semplice questa operazione di riconoscimento,
a causa della varietà dei fotografi che eventualmente sono rappresentati e delle finalità per cui le fotografie sono state eseguite o raccolte. Il soggetto produttore potrebbe aver eseguito egli stesso parte delle fotografie, potrebbe averne commissionate altre, oppure potrebbe averne acquisite altre, altre ancora per donazione o a seguito di acquisto di materiale fotografico. Per capire di cosa stiamo parlando, due parole sul diritto d'autore, che come è noto è di quell'insieme di diritti che l'ordinamento giuridico riconosce all'autore delle opere d'ingegno, aventi carattere creativo, e questo è il segno distintivo. È disciplinato, come sappiamo, dalla legge 633 del 41, che nel tempo è stato oggetto di tutta una serie di modifiche, di aggiornamenti, ultimo dei quali è quella che è appena stata recepita dalla direttiva, le modifiche recepite a seguito della ricezione appunto della direttiva europea sul copyright, entrata in vigore proprio domenica scorsa. Il diritto d'autore si esplica in diritti morali, che sono connessi al riconoscimento della paternità di un'opera, sono irrinunciabili, incedibili e sono senza limiti di tempo, e poi i diritti patrimoniali, o di sfruttamento economico, che includono la possibilità di pubblicare, riprodurre, diffondere e anche modificare l'opera stessa. E sono proprio questi che noi dobbiamo tenere soprattutto presenti. A differenza dei diritti morali, sono limitati nel tempo, circoscritti, cioè durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore e sono trasferibili, cioè l'autore, dopo la sua morte, quindi anche gli eredi stessi, possono cederli a terzi. Scaduti i termini temporali, cessa ogni diritto di sfruttamento economico e l'opera può essere liberamente riusata da chiunque. Entra cioè nel cosiddetto pubblico dominio. La presenza di un termine, che quindi è di una data di nascita del pubblico dominio, serve a garantire che il materiale creativo possa essere riutilizzato da chiunque per poter creare sempre nuove opere dell'ingegno. Ora, a differenza che per il codice dei beni culturali, il concetto di proprietà giuridica del bene, per quanto riguarda la legge sul diritto d'autore, è di fatto irrilevante. Nel senso che diritto d'autore si dice che investe il solo corpus mysticum e non anche il corpus mechanicum. Per questa ragione, l'acquisto di un'opera protetta non comporta in alcun modo l'acquisizione di diritti patrimoniali di natura autoriale sull'opera medesima, neanche se l'acquirente è lo Stato. Attenzione, questo è un concetto che è spesso trascurato. Un archivio, infatti, non è testimonianza di diritti a intermittenza o per convenienza. Quindi, se io, archivio di Stato, acquisto l'archivio di un fotografo e i titolari di diritti sono ben individuabili, è bene che io, archivio di Stato, chieda di acquisire contestualmente alla proprietà anche i relativi diritti di sfruttamento economico. Questo per evitare zone d'ombra che in futuro potrebbero dare adito anche a spiacevoli contenziosi legali. Poiché però questa attenzione non è sempre stata molto seguita in passato, il peso delle incertezze rischia oggi di paralizzare anche importanti iniziative di digitalizzazione. È importante distinguere, come sappiamo, le fotografie in base al gradiente di creatività, da cui dipende la durata stessa della loro protezione. Se la fotografia risulterà ancora sotto protezione, occorrerà infatti avere chiari i termini del rapporto tra fotografo e committente per identificare il titolare dei diritti patrimoniali. La legge sul diritto d'autore distingue in particolare tre tipi di fotografie. Sono le opere fotografiche, dotate di carattere creativo, protette da diritti d'autore in senso proprio, cioè diritti morali e patrimoniali, fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Abbiamo poi le semplici fotografie, che si distinguono dall'opera fotografica proprio per l'assenza di carattere creativo. Godono di un grado di tutela minore, è limitata a 20 anni dallo scatto. Se le fotografie semplici poi sono eseguite nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, i diritti di sfruttamento spettano al datore di lavoro, mentre per fotografie realizzate su commissione da un professionista, la legge lascia alle parti la decisione sulla titolarità dei diritti. In particolare, la cessione del negativo equivale a una cessione dei diritti economici, e questo è un dato che può tornarci utile, come nel caso delle fotografie commissionate dalle varie case di produzione al fotografo di scena Osvaldo Civirani, i cui negativi, 54.000 in tutto, sono stati venduti dal fotografo all'Archivio Centrale dello Stato nel 1998. Infine, terza categoria,
Nessuna tutela è accordata invece alle fotografie di documenti, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, essendo considerate mere riproduzioni meccaniche della realtà prive di qualsiasi contenuto espressivo. Quindi capirete che è improprio il ricorso al logo del copyright associato a questo tipo di riproduzioni, come si vede talvolta. Alla tutela autoriale può in certi casi sovrapporsi una tutela proprietaria, come dicevo prima, di matrice pubblicistica, derivante dal codice dei beni culturali che disciplina la riproduzione di beni culturali di proprietà pubblica. Mentre il diritto d'autore è posto a tutela della creatività dell'autore di un'opera d'ingegno, il codice dei beni culturali configura di fatto un diritto dominicale del dominus, cioè del proprietario, fondato sul regime di proprietà pubblica del bene. Questo diritto è tradizionalmente inteso come controllo sulla circolazione delle immagini per garantire all'ente pubblico la compartecipazione agli utili che potrebbero derivare dallo sfruttamento commerciale delle riproduzioni stesse. Ecco quindi che in base all'articolo 107 e 108 la divulgazione delle riproduzioni è libera solo per fini diversi dal lucro. Diversamente occorre richiedere l'autorizzazione e corrispondere un canone all'ente proprietario del bene. Ecco, pur essendo due diritti di natura diversissime tra loro, diritto d'autore e diritto dei beni culturali in alcuni casi possono trovarsi a coesistere. Si pensi, ad esempio, all'eventualità dell'acquisto di un archivio fotografico da parte di un archivio di Stato in seguito alla morte di un fotografo. Su tali fotografie potrebbero gravare a un tempo sia i diritti d'autore, che fanno capo eventualmente agli eredi del fotografo defunto, sia i diritti di riproduzione che lo Stato rivendica in qualità di proprietario pubblico dell'archivio medesimo. Occorre però fare attenzione non solo alla fotografia in sé, ma anche al suo contenuto iconografico, il quale a sua volta può essere soggetto a diritti di varia natura. Se infatti è stata fotografata un'opera protetta dal diritto d'autore, è chiaro che bisognerà considerare anche i diritti d'autore sull'opera riprodotta. Se invece ad essere riprodotto è un bene culturale pubblico sulla fotografia, dovrà essere allora considerato anche il codice dei beni culturali. È esattamente quello che succede nella gestione delle fotografie della Fondazione Alinari, che a seguito di convenzione, che viene gestito a seguito di convenzione con il Ministero della Cultura, ed è esattamente anche quello che succede con le fotografie che vengono vendute dal fotografo Luigi Spina al Museo Archeologico di Napoli. Infine, poi bisogna considerare anche se è ritratto una persona, e qui si può chiamare in causa anche il diritto all'immagine, ma su quello non posso soffermare. Se i diritti sono scaduti, la fotografia si dice, dicevo prima, che è in pubblico dominio. Quindi, per definizione, le relative riproduzioni dovrebbero essere liberamente riutilizzabili. Ma se la fotografia appartiene a un ente pubblico, intervengono le regole pubblicistiche del codice dei beni culturali, che fanno perno, come si è detto, sul limite del lucro. Oggi questa sorta di copyright di Stato, detto con molte, tra molte virgolette, è posto sempre più in discussione nel dibattito attuale, che va ben oltre i nostri confini nazionali e che qui vorrei riassumere. Il valore del pubblico dominio, per sua stessa definizione, risiede nella sua capacità di generare nuovo valore per la collettività attraverso il riutilizzo di nuove opere e i nuovi servizi. Se invece si ammettono diritti extraautoriali su materiali non più soggetto a diritto d'autore, come quelli espressi dal codice, si finisce gradualmente per snaturare un po' e indebolire il potenziale creativo insito per definizione del pubblico dominio. Mentre infatti il diritto d'autore è uno strumento posto a tutela della creatività, i diritti dominicali sulle immagini di beni in pubblico dominio rischiano al contrario di inibire quella stessa creatività che gli istituti pubblici, culturali pubblici, potrebbero o dovrebbero al contrario promuovere al massimo grado, anche mediante il libero riuso delle risorse digitali in rete. Il Ministero non è sordo rispetto a queste istanze di fruizione allargata, maturate nell'età di internet e del digitale, ed è per questo motivo che è in discussione la proposta di dare la possibilità ai singoli istituti statali di rilasciare immagini con licenze aperte al libero riuso, anche commerciale. A ben guardare, le esperienze di open access non sono in contrasto con il codice dei beni culturali, come oggi molti sono portati a credere, già che di fatto una licenza aperta altro non è che un'autorizzazione preventiva a canone azzerato per eventuale riuso commerciale di un determinato set di immagini rilasciato dall'istituto proprietario del bene.
è una politica ben attestata all'estero, ma che in Italia è stata sinora perseguita solo da fondazioni private, come il Museo Egizio di Torino, che ha pubblicato in rete 2 settimane fa le fotografie, l'intero archivio fotografico in pubblico dominio, delle missioni archeologiche in Egitto con licenze CC0, con fotografie che tra l'altro sono tutte di proprietà del Ministero stesso. Cito poi un altro esempio di un archivio fotografico del grande fotografo Paolo Monti, della BEIC di Milano, che ha pubblicato in rete questo archivio ancora sotto tutela autoriale, in questo caso rinunciando ai relativi diritti di sfruttamento economico, di cui è il titolare fino al 2052, perché Paolo Monti è morto appunto nel 1982. E questo l'ha deciso proprio per dare a tutti la possibilità di riusare gratuitamente le immagini per qualunque scopo. Riassumendo, l'avvio di un progetto di pubblicazione in rete del materiale fotografico protetto da diritto d'autore non può prescindere dall'individuazione dei soggetti titolari dei diritti. Con essi andranno stipulati degli accordi scritti per assicurare la legittima pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali e di conseguenza per regolamentare la modalità di fruizione e riutilizzo da parte dell'utenza, a meno che, ovviamente, il fondo fotografico non sia già caduto in pubblico dominio o l'istituto non abbia preventivamente acquisito la titolarità dei diritti patrimoniali sul fondo stesso. È allora indispensabile informare l'utenza delle effettive possibilità di riutilizzo delle risorse digitali attraverso una chiara definizione dei termini d'uso specifici oppure mediante il ricorso ad una licenza d'uso standard convenzionale. Ora è molto ridotto il numero di siti web italiani che restituiscono informazioni chiare sul riuso dei singoli dati resi disponibili in rete, in particolare le fotografie. Tra le esperienze di maggiore interesse sotto questo profilo spiccano quelle nordamericane, sicuramente facilitate dalla disciplina del fair use. Nei cataloghi online della Library of Congress e del Metropolitan Museum, le informazioni sul rights statement figurano nel corredo dei metadati descrittivi associati ad ogni fotografia e permettono all'autore di capire immediatamente se il documento visualizzato è protetto dal diritto d'autore oppure se la fotografia sta nel pubblico dominio. In questi casi riutilizzo è sempre libero, senza restrizioni, anche per scopi commerciali. Sono segnalati anche casi incerti, rimettendo infine all'utente l'onere della verifica. Viceversa, Europeana, qui è un caso dal Metropolitan in cui viene appunto segnalato un caso di pubblico dominio, e qui invece una fotografia protetta dal diritto d'autore dove a causa appunto delle restrizioni legali l'immagine non può essere allargata, non può essere scaricata e non può essere vista a schermo intero proprio a causa delle restrizioni dovute al diritto al copyright in questo caso. Europeana poi viceversa ha previsto un canale specifico per la fotografia in cui ha suddiviso le licenze che accompagnano le collezioni e i fondi fotografici in 3 macro categorie. Licenze di libero riuso, licenze non commerciali e materiale protetto da copyright, con uno specifico filtro che consente di ricercare le singole immagini in base a tale tripartizione. Una cosa del genere la fa anche Google Immagini. Un ultimo aspetto da considerare, strettamente correlato con la possibilità di riutilizzare le immagini, è la modalità di restituzione grafica delle immagini. Gli istituti culturali, che in genere permettono un libero riutilizzo delle immagini, in genere rendono disponibili ad alta risoluzione quale precondizione tecnica per il riuso delle immagini, ma anche prive di filigrana. In questo caso andrebbe quindi rimeditata la scelta di pubblicare immagini a bassa risoluzione con ricorso alla filigrana, come anche facendo seguito a quelle che sono le raccomandazioni della Commissione europea del 2011. Da ultimo vorrei ricordare l'importanza della direttiva sul copyright prima richiamata, emanata per aggiornare le norme sul diritto d'autore nei vari paesi membri dell'Unione Europea rispetto al digitale, proprio perché ha introdotto nella legge sul diritto d'autore, attraverso il decreto legislativo 177, entrato in vigore domenica, importanti eccezioni per favorire l'attività quotidiana degli istituti di tutela, come già si è detto prima. L'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale è fondamentale per realizzare copie di opere protette presenti permanentemente nella propria raccolta. Ad oggi non è possibile effettuare una sola riproduzione digitale in musei, archivi e biblioteche di un'opera analogica se protetta dal diritto d'autore.
Quindi questo per dare l'idea dell'importanza di questo tipo di previsione, di eccezione. L'altra grande eccezione, ancora più importante secondo me, è quella pensata per favorire la pubblicazione in rete di materiale protetto da parte di musei, archivi e biblioteche. E in particolare l'eccezione per le opere protette fuori commercio da oltre 10 anni. Non ti sento, aspetta, che hai detto? Scusate, c'è stata un'interferenza. L'Istituto Culturale dovrà concordare un contratto di licenza ad hoc con l'organismo di gestione collettiva rappresentativo della tipologia in questione, ma il problema rimane la definizione di opera fuori commercio, come hanno rilevato nel tempo molte associazioni di categoria. Poiché la legge affida a un decreto l'individuazione di ulteriori specifiche nella definizione di opera fuori commercio, sarà importante per la Direzione Generale delle Biblioteche ricomprendere nella categoria di opere fuori commercio anche tutte quelle opere che in realtà in commercio non sono mai state, quindi quelle che di fatto opere fuori commercio a origine. Penso al caso dei manoscritti inediti di autore defunto, che quindi non si possono oggi, fino ad oggi non si potevano pubblicare a causa dei diritti d'autore. Penso a manifesti, oppure penso anche ai progetti architettonici conservati negli archivi. La prospettiva che lascia intravedere, e qui concludo, intravedere questa eccezione è veramente ampia. Potrebbe essere infatti l'occasione per digitalizzare, per pubblicare, far conoscere per scopi non commerciali, perché questa eccezione opera solo per scopi non commerciali, attraverso i portali web degli istituti, un gran numero di opere fotografiche, ma in generale di opere artistiche presenti nei nostri archivi, come diceva prima il dottor De Pasquale, opere fotografiche in particolare che non sono più presenti in cataloghi di vendita o che non sono mai stati commercializzati, ponendo fine a tutta una serie di incertezze che sinora hanno bloccato l'avvio di importanti iniziative di valorizzazione e di digitalizzazione. Ho finito. Grazie, ringraziamo Mirko per l'intervento ricco e densissimo con cui ci ha un po' introdotto in questo tema particolare e complesso che sicuramente ci riguarda tutti a diversi livelli e con diverse modalità e livelli appunto di coinvolgimento. Purtroppo i tempi strettissimi mi impongono di passare immediatamente la parola a Simone Vettore, responsabile del protocollo informatico dei flussi documentali degli archivi per la provincia di Padova. Simone Vettore è stato fra i primi a occuparsi di archivi digitali di persona e di lui ricordiamo proprio un articolo già del 2013 che parla di questo tema e oggi ci parlerà di personal cloud e archivi digitali di persona, luce e ombre di una soluzione tecnologica non per tutti. Chiederei di prendere la parola e di iniziare pure la relazione. Grazie ancora a Mirko. Sì, buonasera, ringrazio l'Università di Bologna per lo spazio offertomi. Saluto tutti quanti i presenti e la moderatrice per la sua gentile introduzione. Allora, il tema che porto in questo convegno è un po' tecnologico, nel senso che adesso avvio la condivisione delle slide che ho preparato. Allora, un attimo solo. Allora. Scusate, ma ecco qua. Un attimo che non sono molto avvezzo a Zoom. E il pulsante è in basso. Condividi. Sì, è che non trovo il file. È sufficiente fare condividi schermo? Poi lanciare. Sì, adesso vediamo. Eccole qua. È che non avevo, le vedete? Sì.
Sì, ecco, perfetto, perfetto. Sì, sì, perfettamente. Ecco qua, scusatemi, non avevo aperto il file prima e quindi non lo vedevo. Allora, che dire? Sicuramente allora, il tema degli archivi di storia di persona si inserisce in un fenomeno di lunga durata che Paul Delsalle, nella storia degli archivi, definiva come la substitution progressive del support souple a support rigid, ovvero traducendo in termini molto semplici, la sostituzione progressiva di supporti morbidi, soffici, rispetto a supporti rigidi. Con un'immagine iconica potremmo dire passaggio dalla tavoletta al tablet. Questo qua, a questo fenomeno di lunga durata non si sottraggono nemmeno gli archivi di persona. E, al punto che nell'attuale contesto tecnologico gli archivi digitali di persona sono frammentati su una molteplicità di device e di servizi cui anche i colleghi che sono intervenuti negli interventi precedenti hanno fatto riferimento. Si pensi agli anni, facendo anche una breve storia dell'informatica, agli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, dove i nostri archivi digitali di persona trovavano virtualmente posto all'interno di dispositivi quali CD-ROM, DVD, pendrive, successivamente hard disk esterni, tutta una panoplia di dispositivi di memorizzazione che noi, nel momento in cui andiamo a affrontare e prendere in mano archivi digitali, ora ci troviamo. La tendenza ovviamente va verso la dematerializzazione sempre più spinta, al punto tale che ci troviamo nei nostri giorni a non avere neanche più a che fare con queste tipologie e supporti, bensì con archivi, come anche nell'intervento precedente si parlava, caricati sulla nuvola, completamente immateriali. Ecco, in questo mio intervento volevo parlare di una particolare, di quella che a mio avviso è una particolare tipologia di implementazione, passatemi il termine, di un archivio personale, digitale, ovvero di un archivio digitale basato sul cloud, ma su un tipo specifico di cloud. Allora, con cloud computing intendiamo un paradigma tecnologico che consente attraverso internet la nuvola, la distribuzione e l'accesso a servizi di calcolo, lato server, così come risorse di archiviazione, database, software e quant'altro. Il cuore del cloud computing sono i data center spesso e volentieri monster che appartengono alle big di internet, Google, Apple, Amazon, Dropbox, nomi che tutti quanti noi conosciamo, all'interno del quali noi più o meno consapevolmente inviamo i nostri documenti, il nostro archivio digitale personale. Il cloud computing, entrando un po' più nello specifico, ha vari modelli di implementazione. Si parte, quello maggiormente noto a noi è quello del public cloud, ovvero un tipo di cloud nel quale la fornitura dei servizi è realizzata attraverso la rete internet, sfruttando un insieme di risorse virtualizzate e condivise da tutti gli utilizzatori. Il caso, qui facevo cenno poc'anzi, dei servizi che noi utilizziamo presso big quali appunto Google, Amazon, Dropbox, è tipico. Nel momento in cui noi abbiamo un account di Gmail, nel momento in cui noi abbiamo un PC con sistema operativo Microsoft, ci viene di default richiesto, se vogliamo, archiviare i nostri dati nel cloud anziché nel disco fisso che noi abbiamo nel nostro PC, e quindi in programmi come Drive, Google e quant'altro. Vi è dopo un altro tipo di implementazione, la private cloud,
nella quale i servizi informatici non, disponibili pubblicamente, non sono disponibili pubblicamente, ma solo utenti selezionati, servizi per i quali il fornitore mette a disposizione risorse dedicate a un singolo utente. Sostanzialmente è il caso in cui un'impresa privata in genere affitta tramite da appositi provider spazi di archiviazione, risorse di calcolo messe a disposizione attraverso internet e pannelli di controllo. Vi è dopo anche una sottospecie specifica del private cloud che qua mi piace citare, ovvero la G-Cloud, Government Cloud, ovvero spazi dedicati alle pubbliche amministrazioni che i big di internet hanno appunto appositamente creato e che sono soggetti a particolari requisiti in termini di sicurezza e di personalizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni. E dopo che è una formula intermedia di hybrid cloud e quella specifica che è oggetto di questo mio intervento, quello del personal cloud, che è una tipologia di cloud storage pensata per l'immagazzinamento di dati da parte di utenti domestici. Questa tipologia, benché principalmente progettata per condividere foto, video, documenti, servizi e applicazioni varie, funziona in modo molto simile al private cloud, ma assicura un più elevato livello di controllo nel momento in cui questa persona cloud si basa non su, cioè viene abilitata non ricorrendo a spazi di archiviazione messi, a cui si accede tramite internet e che ci catapultano su server che sono proprietà dei giganti di internet di cui facevo cenno prima, ma bensì su dei dispositivi speciali chiamati NAS che sono di proprietà del soggetto produttore d'archivio, della persona. Quindi questa personal cloud che adesso vado a presentare in quelli che sono gli elementi costitutivi basilari ha il vantaggio di essere presso la sede del soggetto produttore, può essere presso l'ufficio di un architetto, di un fotografo, può essere anche presso la casa di un privato cittadino, di un comune privato cittadino. L'importante è appunto disporre di due specifici dispositivi. Il NAS, Network Attached Storage, e qua ho un'immagine tipica, insomma, e chiaramente un router che consente di proiettare sulla rete il NAS. Il NAS sostanzialmente è un dispositivo con importanti capacità di storage, siamo nell'ordine tranquillamente per un NAS basico con due bay di 30 terabyte e amplificabile fino a 190 e passa terabyte, che appunto ha come caratteristica principale questa importante capacità di memorizzazione e in parallelo un sistema operativo che consente la gestione anche in modo particolarmente avanzato e una serie di app che vanno a creare un ecosistema di servizi che consentono di sfruttarla appieno. Allora, mentre appunto la configurazione minima basica appunto di una personal cloud, come testé anticipato, è basata appunto su NAS e router, si può anche ipotizzare a una configurazione ideale, avanzata, che è capace di offrire particolari garanzie in termini di ridondanza e sicurezza. Volendo un po' ricalcare quella che è la tecnologia, o meglio le misure di sicurezza in uso presso i data center, una personal cloud configurata, strutturata in modo, a mio modo di vedere, idoneo e tale da garantire appunto sopravvivenza dei documenti, dei file che noi andiamo a
memorizzare o, se vogliamo, archiviare al suo interno, è costituita appunto dal NAS, dal router, da altri sistemi addizionali, quali ad esempio un UPS che garantisce al NAS. UPS è sostanzialmente un gruppo di continuità, una batteria che interviene nel momento in cui dovessero verificarsi interruzioni al servizio di erogazione dell'energia elettrica, e che consente innanzitutto che non si verifichino danni ai dischi, e in questo modo ha la potenziale perdita dei file, dei documenti conservati all'interno del NAS, e dall'altro uno spegnimento ordinato qualora il gestore non dovesse restituire l'energia elettrica in tempi rapidi. Sistemi di raffreddamento può sembrare eccessivo, ma essendo che gli hard disk, che sono il cuore della NAS, l'archivio se noi vogliamo, pulsante della personal cloud, la possibilità di avere sistemi di raffreddamento abbattono drasticamente il rischio di fault, di errori, di rottura da parte degli hard disk stessi. Dopodiché c'è un'ulteriore serie di periferiche che vanno a completare, integrare e a rendere viva la nostra personal cloud, come il PC attraverso il quale noi possiamo produrre, come soggetto produttore, i documenti e andarli a caricare attraverso sistemi di sincronizzazione automatici nella cloud, dove vengono a loro volta backupati, ma questo tema affronterò un po' più avanti, un po' più nel dettaglio. Tablet e smartphone e altri device mobili che ci consentono di accedere da remoto alla nostra personal cloud indipendentemente dal luogo nel quale noi ci troviamo. Questa è una parte molto, a mio modo di vedere, molto interessante, nel senso che ci libera, ci svincola dal dover ricorrere ai servizi che citavamo prima, dei grandi di internet, e ci consente di avere appunto un controllo diretto sui documenti e sui file a creare. E quali sono i vantaggi di impostare una personal cloud? I vantaggi principali sono i seguenti. Innanzitutto abbiamo, come dicevo poc'anzi, un controllo diretto ed esclusivo dei documenti che noi come soggetti produttori andiamo a creare. Il rischio potenziale è paventato anche in paio di interventi precedenti, che qualora dovessimo perdere la password o comunque passare a miglior mondo e Google ci impedisce, o Apple ci impedisce, impedisce agli eredi, non fornisce agli eredi le password di accesso, è fondamentalmente viene meno, nel senso che il soggetto produttore può tranquillamente comunicare la password senza che vi siano soggetti terzi che si frappongano, perché appunto il NAS ce l'abbiamo nel nostro domicilio, nel nostro ufficio. Vi sono ovviamente altro vantaggio non indifferente: importanti garanzie circa il grado di tutela dei dati e dei documenti, spesso e volentieri di carattere riservato, trattandosi di archivi di persona, conservati. La nostra cloud non è condivisa con nessun altro utente, come diversamente da quanto avviene una public cloud negli spazi quindi fornitici da Google, da Dropbox o da quant'altri. E abbiamo infatti la possibilità, tramite appositi pannelli, pannelli di impostazione, di gestire tutti questi aspetti impostando policy di accesso specifiche in funzione dei vari utenti che noi possiamo decidere
di far accedere al nostro NAS e magari nell'ottica di una maggior produttività condividere documenti, così come abbiamo la possibilità di limitare il numero di accessi. Esistono software, cioè i NAS possiedono, analogamente a quanto possiede avere il PC, esistono software antivirus, esistono sistema di verifica del numero di accessi, tentativi di intrusione a parte i terzi. Chiaramente c'è anche, dopo lo dirò nella fase successiva, c'è l'onere che siamo noi come software produttore a farci carico di tutte queste misure di sicurezza. Ultimo aspetto, ultima soluzione, c'è una ridondanza dei dati, fondamentalmente a prova di perdita, e la possibilità di impostare un backup sicuro. La ridondanza in particolare, qui apro brevemente una parentesi, deriva dal fatto che, essendo che all'interno del NAS noi abbiamo più dischi rigidi, almeno due, possiamo impostare quello che si chiama in informatica RAID, Redundant Array of Independent Disk, ovvero un sistema che in automatico, man mano che noi andiamo a archiviare documenti, memorizzare documenti all'interno dei dischi rigidi contenuti nel NAS, li duplica, li ripartisce all'interno di più dischi secondo algoritmi e logiche che possono essere più o meno avanzate in funzione del numero di dischi che abbiamo, e qualora noi dovessimo avere anche un secondo NAS, noi andiamo a effettuare un backup sostanzialmente sincrono, automatico, su una seconda NAS. Motivo per cui una seconda NAS, che tra l'altro può essere geograficamente situata, che ne so, comunque in quello che, riprendendo la normativa su disaster recovery, potrebbe essere un sito secondario, casa e ufficio, consente quindi di inviare i nostri documenti e replicarli, backupparli in una seconda NAS, in un secondo NAS che, essendo geograficamente separato dal primo, assicura sostanzialmente la sopravvivenza dei dati. Ovviamente ci sono anche dei svantaggi, e tra i quali cito i seguenti. Chiaramente c'è la necessità a monte di una forte volontà da parte del soggetto produttore che di impostare una simile personal cloud. Avete visto appunto che la sua articolazione, che io suggerisco, è molto articolata, prevede dispositivi sicuramente costosi, e questo appunto è un altro degli svantaggi, e siamo nell'ordine delle migliaia di euro, una NAS strutturata secondo i criteri di sicurezza medio-alti e con un numero di dischi medio, costa tranquillamente 4-5 mila euro. Non è sicuramente a portata di mano di tutti i soggetti produttori. E comunque necessita di una forte volontà a monte e di una progettazione che chiaramente deve essere ex ante. Anche questo è un po' una tendenza nota alla comunità archivistica, nel senso che se nel mondo analogico gli archivi si sedimentavano in modo pressoché naturale, in ambito digitale così non è, e in particolare negli archivi digitali di persona, che sono fondamentalmente completamente sregolamentati, questo fenomeno è ancora più evidente. E quindi, volendo richiamare un po' anche la concezione tripartita tipica dell'archivio, l'archivio di corrente, deposito e storico, diventa fondamentale la parte cioè viene da rivisitare questa funzione tripartita, che diventa quadripartita e quindi va ad essere inserita la fase iniziale di conception, quindi concezione, secondo quelli che sono un po' anche la scuola anglosassone, recepita anche da vari negli studi recenti, di concezione appunto a monte del nostro sistema di archiviazione,
concezione che deve riguardare molteplici aspetti. Ad esempio, il professore Allegrezza ha scritto di recente un articolo molto importante pubblicato sull'ultimo numero di archivi. Possono essere progettati tutti quanti, vanno progettati a monte tutti quanti gli aspetti che riguardano il file system, il file name, come i formati accettati, tutte questioni fondamentali se vogliamo far sì che la nostra personal cloud abbia una strutturazione archivisticamente che possa reggersi. Ci sono poi anche alcune questioni, ulteriori questioni archivistiche che in questa sede vorrei velocemente presentare. Una di queste fondamentalmente è quella che il NAS, è brutto da dire, però come archivio, cioè quindi il NAS, un archivio digitale di persona basato su NAS, volendo richiamare la normativa nazionale, non ha nessun valore legale, non ha nessun valore per quelli che sono i concetti di archivio a noi noti, nel senso che sicuramente un archivio su una personal cloud non può essere assimilato a un sistema di documentazione documentale, non peraltro perché manca del fondamentale strumento del titolare di classificazione. Esistono in alcuni servizi nel NAS che ad esempio consentono di inserire tag, però chiaramente tra il tag e un sistema di classificazione strutturato come siamo abituati a conoscere noi per chi come sottoscritto opera presso enti pubblici, sicuramente non è concepibile. Allo stesso modo, e questo è un altro tema non di poco conto, il NAS, cioè l'archivio digitale su personal cloud basata su NAS, non ha valore come sistema di conservazione, non sono rispettati gli standard OIS per intenderci. E questo, nonostante, nell'articolo 44,1 ter del CAD preveda che anche i privati, ove la legge lo preveda, sono tenuti a inviare in conservazione i propri documenti informatici. Quindi qua si apre un problema non di poco conto, nel senso che l'assenza di connettori tra il NAS e i sistemi di conservazione predisposti dai conservatori accreditati ASID mette in capo al soggetto produttore di un archivio di persona anche l'onere di inviarli in manuale. Questo appunto, a meno che non ci si sobbarchi dell'onere di sviluppare un apposito software che funga da connettore tra i documenti stipati, archiviati, conservati nel NAS e il sistema di conservazione. Ulteriore problema è quello del che il NAS stesso è a sua volta soggetto a obsolescenza tecnologica, sia lato hardware che lato software. Lato hardware chiaramente perché, come sappiamo, i dischi rigidi sono, benché con tempistiche di lunga durata, durature nel tempo, esistono tra l'altro hard disk specificatamente pensati per NAS, quindi costruiti in modo tale che abbiano una bassa velocità di lettura, ma più prestanti e duraturi in termini di durata nel tempo. Mentre lato software, l'obsolescenza riguarda in primo luogo il sistema operativo che i produttori di NAS mettono a disposizione. Che fare? Ora come ora, non le varie
tecniche sviluppate in assenza della possibilità di inviare presso conservatori a norma i documenti prodotti sono quelli chiaramente della migrazione, dell'emulazione, del refreshing, però tutte quante operazioni che vanno a gravare ulteriormente il soggetto produttore, tanto più che nell'ottica futura, nel momento in cui il soggetto produttore viene a mancare, si pone il problema su chi debba farsi carico di queste operazioni, la famiglia, fondazioni, amici, parenti. Qua la tematica è aperta, sarà anche affrontata chiaramente in una sessione precedente. Ci sono ultimissime questioni che volevo presentare in questa sede, ovvero vorrei chiudere purtroppo con una certa rapidità, perché ho parlato finora degli oneri che in capo al soggetto produttore ci sono in fatto di conservazione. Anche lo scarto è un tema che va approfondito all'interno della personal cloud, nel senso che l'abbondanza di spazio di storage potrebbe indurre il soggetto produttore a non scartare mai nulla. In verità, come sappiamo, è cosa buona e giusta, nonché fisiologico, che gli archivi vengano periodicamente sfoltiti. Non va, cioè l'accumulo eccessivo di file rischia, e di documenti rischia di essere di far sì che venga, che l'archivio, no, il nostro archivio diventi un affastellamento disordinato di documenti. E però anche in questo ambito vanno definiti dei criteri che personalmente non mi risulta ancora che ce ne siano di chiari. La dottoressa Nicolai nella sessione di domani in teoria approfondirà la questione, però mi permetto in questa sede, prima di concludere, di presentare di introdurre alcuni criteri che vogliono essere uno stimolo, ovvero un'analisi di rischi potrebbe essere uno dei criteri di valutazione. Faccio l'esempio banalissimo: per un architetto quanto costa perdere un progetto, quindi quel documento andrebbe preservato, andrebbe conservato, così come la presenza di una proprietà di proprietà intellettuale su uno specifico documento potrebbe essere un criterio ulteriore per valutarlo come meritevole di conservazione a tempo determinato, ovvero di al contrario di scarto. Ultimissimo aspetto che mi sento di introdurre è quello appunto del valore affettivo. Trattandosi di archivi di persona, qua si entra veramente nel soggettivo, nel senso che ciò che a vista di un esterno potrebbe avere poco o nulla valore, invece per il soggetto produttore, penso a una foto, a un quadro, cioè a una foto, a una canzone o quant'altro, potrebbe ricoprire un elevato valore effettivo, motivo per cui bisogna sempre, in questa valutazione, avvalersi a modo di vedere di quelli che sono il soggetto produttore, se c'è modo, oppure gli eredi, i familiari, gli amici. Mi vedo costretta a interrompere soprattutto la parola, visto che ormai eravamo arrivati alla conclusione, perché purtroppo abbiamo un po' sforato, nonostante l'attenzione di tutti i relatori, che ringrazio ancora per questa loro attenzione. Vi ringrazio. Pronti di tutti. Lascio ovviamente a Stefano Allegrezza di chiudere questa prima giornata e io mi concedo da voi ringraziandovi ancora per questa interessantissima sessione. Grazie, ringrazio anch'io tutti i relatori. C'era una domanda che è emersa qui in presenza, ma richiede una risposta telegrafica. Cioè, quanto costa, chiedono, un sistema di personal cloud per mettere in sicurezza, in sostanza, le proprie memorie personali digitali? In una battuta, perché siamo fuori tempo. Sì, le variabili sono numerose, dipende dal numero, cioè dalla quantità di dati che bisogna archiviare, memorizzare. In base alle mie stime, perlomeno 4.000 euro. Però si può tranquillamente, cioè il costo può tranquillamente lievitare 8-9.000 euro per messa a regime. Dopodiché ci sono i costi di manutenzione una volta realizzata. Insomma, una soluzione non propriamente economica, direi. Esattamente, per questo nella mia presentazione dicevo non a portata di tutti, ecco.
Bene, allora qui ci sono molti ringraziamenti nella chat a tutti i relatori, e quindi io ringrazio anche i partecipanti. Le domande non facciamo in tempo oggi a prevedere una sessione domande, anche perché tra 2 minuti esatti chiude il dipartimento e dobbiamo essere fuori, e quindi ci sono motivi proprio di tipo logistico, però domani abbiamo più tempo per le domande, quindi se volete, chi ha domande, diciamo, per sugli argomenti trattati oggi, può tranquillamente farle domani. Poi qualche relatore ha dato disponibilità eventualmente a rispondere anche via email. Ricordo, l'ho scritto in chat, chi volesse l'attestato è pregato, sia oggi che domani ovviamente, è pregato di entrare nella piattaforma scrivendo non solamente il proprio nome, perché altrimenti non è riconoscibile, ma almeno anche il cognome, e provvederemo anche agli attestati. Con questo direi di chiudere. Ringrazio.